Ciao amici del canale, bentornati in un nuovo tutorial, io sono Umberto e oggi vedremo come installare e configurare Garmin Basecamp. Garmin Basecamp è un software completamente gratuito messo a disposizione dalla Garmin ed è un software davvero molto potente, il quale unito alla versatilità e alle informazioni presenti nelle mappe gratuite OpenMTB diventa davvero uno strumento necessario per poter organizzare qualsiasi trekking o escursione. In questo tutorial vedremo come si installa e configura Garmin Basecamp e vedremo come si installano le mappe OpenMTB, mentre in un altro tutorial dedicato vedremo come si utilizza questo software per creare effettivamente dei percorsi e di conseguenza ottenere delle tracce GPX che potremo utilizzare sia con dispositivi dedicati Garmin, ma anche con applicazioni come ad esempio Osmand. La cosa bella di Garmin Basecamp è che nonostante sia un software prodotto da Garmin, non dobbiamo avere necessariamente un dispositivo Garmin per poter utilizzare le tracce prodotte con questo software, ma possiamo utilizzare qualsiasi dispositivo che legge le tracce GPX, anche un'applicazione dedicata come ad esempio Osmand. Detto questo, mettiamoci al PC e vediamo come si installa e configura questa applicazione. La prima cosa da fare è scaricare Basecamp, vi lascio il link in descrizione per comodità. Una volta che avete cliccato su questo link, vi si aprirà la pagina che state vedendo. Per poter scaricare il software basta andare in fondo alla pagina e troverete questi due pulsanti. Il primo si riferisce alla versione di Basecamp per Windows, mentre il secondo alla versione di Basecamp per Mac. Io ho Windows e quindi utilizzo il primo pulsante. Clicco su scarica ora e mi ritrovo in quest'altra schermata. A questo punto mi basterà cliccare sul pulsante blu Download per cominciare a scaricare Basecamp. Una volta scaricato, basterà cliccare sul file eseguibile salvato sul computer e seguire la procedura di installazione. Io non lo faccio perché ho già installato Basecamp, quindi non posso reinstallarlo di nuovo, ma si tratta semplicemente di seguire una normalissima procedura di installazione, così come capita per qualsiasi altro programma. Una volta terminata la procedura di installazione, possiamo già provare ad aprire Basecamp in modo tale da vedere come si presenta il programma. Una volta aperto il programma, la prima cosa che noterete sarà la grande schermata con la mappa. Questa mappa qui è una mappa, come dire, basica, una mappa mondiale. E infatti, se facciamo un zoom out, quindi andiamo indietro, possiamo notare come Garmin Basecamp effettivamente ci mostra la mappa globale, però non è una mappa dettagliata perché se vado a fare uno zoom in qualsiasi punto della mappa, in effetti noto che non ci sono dettagli, non ci sono strade, non c'è nulla se non l'indicazione di qualche città e di qualche strada principale, come ad esempio la rete autostradale. Quindi, così com'è, non ci serve a molto. Bisogna andare a scaricare ed utilizzare una mappa dettagliata e specifica per il trekking e l'escursionismo. Quindi possiamo chiudere Garmin Basecamp e procedere a scaricare la mappa OpenMTB. Una volta cliccato il link in descrizione si aprirà il sito di OpenMTB Map e una volta diciamo su questo sito basta andare nella sezione Map Download. Il primo link è per il download delle mappe per gli utilizzatori di Windows e Linux, il quarto invece è per chi utilizza Mac. Nel mio caso uso Windows, quindi clicco sul primo link. A questo punto si aprirà quest'altra pagina dove mi basterà andare nella sezione OpenMTB Map. Poi clicchiamo su Standard Local Language Map e si aprirà quest'altra sezione. Qui troviamo tutte quante le mappe disponibili e nel nostro caso andiamo a scaricare la mappa dell'Italia. Oppure se siete interessati ad altri paesi, qui li trovate tutti e andate a scegliere il paese di vostro interesse. Quindi nel nostro caso clicchiamo su OpenMTB Map Italy e procediamo a scaricare e a salvare sul nostro PC la mappa. Una volta terminato il download della mappa di nostro interesse, basterà andare a cliccare sull'eseguibile appena scaricato, nel mio caso mtbitaly.exe, e ci aprirà la procedura di installazione della mappa. Quindi cosa facciamo? Andiamo avanti e proseguiamo con l'installazione. Accettiamo la licenza di uso della mappa, continuiamo ad andare avanti, lasciamo tutto così com'è di base configurato. E a questo punto, qui invece è importante andare a selezionare tra le varie opzioni di layout l'opzione desktop, perché utilizzeremo questa mappa sul nostro computer. E proseguiamo andando avanti.
Una volta terminata la procedura di installazione, clicchiamo su Finish e riapriamo Basecamp. All'apertura di Basecamp, la prima cosa che notiamo è ancora la mappa globale che abbiamo visto prima, però adesso abbiamo la possibilità di poterla cambiare. Quindi in alto andiamo nella voce di menu mappe e, come potete vedere, adesso è selezionata mappa globale, andiamo a selezionare OpenMTB Map. Ecco, come potete notare già ad una prima occhiata ci sono tantissimi dettagli in più che prima erano assenti. Se facciamo uno zoom, ad esempio io mi muovo in questa zona, quella dei Monti Lattari, e praticamente, come possiamo notare, ci sono veramente tantissimi dettagli in più, molte molte informazioni che noi possiamo utilizzare e sfruttare per creare i nostri percorsi. Ad esempio, vi faccio vedere, io l'altra volta ho realizzato una traccia per il Monte San Michele, proprio in questa zona. Adesso la vado a selezionare. Eccola qui. Vi faccio vedere, ad esempio, vado un attimo a nascondere la traccia perché altrimenti non vediamo i dettagli della mappa. Ecco, vi faccio vedere come, ad esempio, sono presenti i sentieri. Questo è un sentiero, il 338. Vi faccio vedere come sono presenti anche dei punti di interesse. Ecco, per esempio qui c'è Croce della Canocchia. Se io vado a cliccare su, mi fa vedere la croce, c'è proprio il simbolo. Eccola qui. Oppure, ad esempio, possiamo vedere la vetta del Monte San Michele. Eccola qua. Ci sono anche le linee che vengono denominate dalla mappa Cliff in inglese, diciamo, sono le sporgenze. Queste sono molto importanti, ci fanno capire se un punto è esposto. Ma comunque non voglio, diciamo, andare molto, molto oltre perché dedicherò un altro tutorial alla spiegazione di come funziona Garmin Basecamp e di come possiamo utilizzarlo in effetti per organizzare le nostre escursioni e i nostri trekking. Amici, per questo tutorial è tutto, ci vediamo nel prossimo tutorial dove andremo a vedere come si utilizza Garmin Basecamp per creare una traccia e quindi per organizzare un'escursione. E se qualcosa non è chiaro, mi raccomando, lasciate un commento in descrizione. Ciao!